Firestone. Magnet. Ale e Vale. Benvenuti. Benvenuti in questa nuova video anteprima di M3. Oggi vi presenteremo Airstone, ma prima di cominciare vorremmo ringraziare il comparto di pubbliche relazioni di Blizzard Italia. Oh sì, grazie. Saremo ben lieti di leggervi le prese di altre key, senza impegno, eh? Giusto qui una lista. E mentre Ale invia le sue richieste, noi ci gustiamo il trailer in italiano del card game. Dicono che le guerre si vincano solo battendo sull'incudine dell'onore. Altri pensano che la vittoria richieda strategia e dominio del potere arcano. La guerra è inganno. Un gioco che conviene condurre nell'ombra. Solo la forza e la potenza bruta possono assicurare la vittoria totale. Ma te ne puoi sempre infischiare e pensare solo a spassartela. Hearthstone, Heroes of Warcraft. Breve recap per chi non conosce questo nuovo card game free to play targato Blizzard. Hearthstone è attualmente in beta e si basa sul mondo di World of Warcraft, il pluripremiato MMORPG della stessa Softco. Nel gioco impersonerete uno dei tanti eroi del lore warcraftiano come Uther, Thrall, Jaina, uno per ogni classe. Entrando in gioco vi verrà assegnato automaticamente un eroe casuale. Ed inizierete così un tutorial che vi farà affrontare diversi noti avversari, insegnandovi in ogni step una regola diversa del gioco. Dalla scelta della classe dipenderà il vostro stile di gioco. Ogni eroe ha infatti sia delle carte specifiche per la sua classe che delle carte generiche utilizzabili da tutti gli eroi. Esistono diversi livelli di rarità. Le carte più pregiate si ottengono tramite le bustine che costano 100 monete. Le monete si sbloccano completando le missioni giornaliere o completando le achievements, anche se non è ancora presente un elenco completo in game. Nel gioco avrete tre modalità a disposizione: allenamento, gioco e arena. In modalità gioco affronterete avversari in base al vostro livello, scegliendo tra la modalità ranking e quella libera. Nell'allenamento potrete perfezionare i vostri mazzi testandoli sulle intelligenze artificiali. Inoltre potrete sbloccare altre classi sconfiggendole in duello. Infine, nella modalità arena affronterete degli avversari con un mazzo casuale creato sul momento. E non è per niente facile. Già, richiede una conoscenza approfondita delle carte e della classe, ed anche una buona dose di fortuna. Ogni chiave dell'arena vale per 3 sconfitte. Dopo ritirerete i premi in base alle vostre vittorie. La prima chiave dell'arena è gratis, dopodiché vi costerà 150 monete. La grafica di Hearthstone è una fedele riproduzione di quello che è possibile trovare in World of Warcraft. Si può interagire con gran parte dell'ambientazione o scegliere quali frasi far dire al proprio eroe. Come in ogni card game che si rispetti, il gioco è basato sui turni e sulla varietà delle carte disponibili. Esistono trappole, magie, servitori con abilità speciali, bestie mitologiche e carte rare dalle abilità incredibili. Già, mi ricordo che ho avuto il piacere di incontrare un drago che ha ridotto i miei punti vita a 15 su 30. Hearthstone è questione di abilità, tempismo, ma anche di gran fortuna nel trovare le carte giuste al giusto momento. In generale, se sei ancora un punto vita, la partita rimane tutta da giocare. Se siete interessati a provare questo nuovo gioco Blizzard, mi basta seguire il link al nostro website. Buon game! Vi saluto e, come ama dire il mio amico Murloc, buon... a tutti!